gioco. Ecco, quindi il significato di questo eclettismo, diciamo, di questo cambio tattico che ha condotto a questo gol. Allora, sono d'accordo con te perché secondo me il primo tempo l'unico neo è stato non fare il secondo gol, perché questo è vero, noi eravamo assolutamente, quindi era rimosso per terra. Ma io credo che dell'intero, adesso non vorrei dire... Ma io volevo dire che diciamo è come se nel secondo tempo ci fosse in realtà una tattica B del Benevento, che il mister parla sempre del possesso palla e l'abbiamo imparato a memoria, però i fatti col tuo gol dimostrano che invece c'è qualcos'altro di cui finora è stato sottaciuto, quindi volevo sapere se si poteva un po'... Stavo dicendo nel senso che questo secondo me è dovuto dal fatto che noi abbiamo, adesso non vorrei dire una stupidaggine sul numero dei giocatori rosa, non so, 25-26, però credo che il mister abbia 26 giocatori della quale possa fare pieno affidamento, quindi ognuno ha le sue caratteristiche e magari in determinate situazioni della partita si può trovare i gol in maniera diversa. Magari io ho sentito parlare dopo Perugia che magari il gol con il cross di Montini da destra per Altiniera era una cosa che non si era mai provata. Noi il mister dà i suoi accorgimenti, poi gli ultimi 30 metri è... cioè, oggi io ho tirato in porta, però non è che studiamo il tiro in quel modo, secondo me gli ultimi 30 metri sono un po' seconda del giocatore, seconda delle caratteristiche. Noi il mister può dare i consigli iniziali, poi il campo diamo noi, ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità. Grazie. Martin, l'intesa con Germinale? Ma io è ottima con tutti, cioè si è parlato con cioè appena sono arrivato si è parlato tanto di Asignan perché avevamo giocato a Porto Murale, ma io credo che con il mio modo di giocare, che sbaglio a destra e a sinistra, possa giocare con qualsiasi attaccante. Certo, se poi gioco con una punta come Germinale, come Asignan, secondo me anche come Montini, che sono più punte, più prime punte, secondo me per me è assolutamente più facile. Marco, una cosa, nonostante il vostro dominio assoluto, soprattutto nel primo tempo e nel complesso, avete a un certo punto temuto la beffa? Noi abbiamo avuto rispetto dal primo minuto degli Arezzi, però secondo me il Benevento non deve avere paura. Il Benevento è stato costruito per fare un campionato di vertice e come ho sempre detto, come ci diciamo anche con i compagni, cioè non dobbiamo aver paura di prenderci le nostre responsabilità a discapito di tutti. Siamo fortunati perché abbiamo gente davanti che può fare la differenza in tutte le categorie. Quindi sono contento di non aver preso gol, che è una cosa importante per me perché io quando vado in campo penso a non prenderli, quindi sono contento quando succede così. Sono contento perché siamo mossa tutta la squadra, non solo la difesa, a livello difensivo e sono contento di come è andata. L'unica occasione che hanno avuto è stato scalcio del salto, però per il resto sono stati molto bravi. Però se Germinale deve essere istituito quel pallone. Ah, vabbè. Va bene, Jeremy ha fatto non avresti più pensato soltanto alla difesa, ma anche all'attacco. Ma sono cose che possono accadere, ma Jeremy ha fatto una gran partita, ha speso tanto per la squadra e ha combattuto contro tre difensori tutta la partita. Era il 90esimo, era un po' stanco anche lui. Lui si era mosso apposta per ridarmi quella palla, dopo la stanchezza gli è rimasta un po' la palla sotto e non è riuscito a ridarla, però va benissimo così, non è proprio un problema, anzi, sono contento di come è andata oggi, sono contento per Jeremy, per Marchi, adesso pensiamo a Caranzato. Senti, il mister ha evidenziato che avete annichilito il loro centrocampo della verità. Quanto ha inciso in questo la compattezza fra la cosiddetta zona 1 e zona 2, cioè fra la difesa e il centrocampo? Cioè quanto il vostro supporto? Infatti è quello, si ricollega un po' a quello che ho detto prima, perché abbiamo difeso bene tutta la squadra, il centrocampo, l'attacco anche ha fatto sempre cacciare i loro difensori. Noi dietro abbiamo dato il meno spazio possibile a loro e questo poi che ci ha fatto vincere la partita. Poi noi singolarmente, uno contro uno, abbiamo vinto i duelli individuali in tutte le parti del campo,
e quindi è andata bene così, sono davvero contento. Mi dispiace solamente per il gol che mi hanno dato, penso sia buono, però per il resto, perché era bello, ecco, fare un esordio con un gol era una bella emozione, però sarà la prossima volta. Quando sembra servire anche di più. Infatti ci hanno pensato gli altri, è maschi appunto. Grazie. Come hai trovato questa squadra? Benevento è una squadra forte. Io ho avuto la fortuna di vincere due campionati e quando l'ho vinti c'erano due sensazioni. C'era una squadra nel campo aggressiva, quello che ho visto oggi. Quello che ho visto oggi e spero che si ripeta, perché vince 2-3. E quando ho queste sensazioni spero che vada bene adesso. Tutte le scaramanzie che si possono fare, però la squadra è costruita bene, ha grosse individualità e quando questa squadra gioca in questa maniera a livello collettivo penso non ci sia per nessuno. Scusa, quindi stai dicendo che hai le stesse identiche sensazioni di quando hai vinto gli altri due campionati? Sì, non scrivere. No, te lo chiedo perché lo devo scrivere. No, porta male, lasciamo perdere. Riparliamo a maggio, magari c'ho pure che porti male. No, le sensazioni sono ottime. Trovo una forma diversa, insomma. Però diciamo che le sensazioni sono ottime. Le sensazioni sono ottime. Sono ottime perché sono analoghe. Sono simili, no, perché questa squadra secondo me è stata costruita in maniera giusta. Ci sono dei ragazzi, oltre che ottimi giocatori, sono anche ottime persone. So, basta vedere che questa squadra in panchina viene Aglè, viene Siniscalchi, viene Antinier, viene Mannonchini. Ti fa quasi stare male, quasi dispiace. Che tu stai in gamba e lo rimanchini. Quasi dispiace perché sono, a parte giocatori di alto livello, poi sono dei ragazzi eccezionali, quindi se questo Benevento riesce a mantenere 23 persone in questa maniera perché vuole fare qualcosa di grande, e noi dobbiamo fare tutto per fare questo.